sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa farei? Solo tu, solo tu, dai senso alla mia vita, dai senso alla mia vita. Solo tu, dai senso ai giorni miei, senza te non so cosa fare senza di te. Spirito Santo, alleluia. Spirito Santo, grazie Padre nel nome di Gesù, alleluia. Rafforzami, Spirito Santo, non fallirò se tu prendi il comando. Rafforzami, Spirito di Dio, a camminare. Non voglio essere io, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa farei? Alleluia, gloria a Dio, alzi le tue mani, solo tu, dai senso alla mia vita, solo tu, dai senso ai giorni miei. Senza te non so cosa fare senza di te. Dove me ne andrei, Spirito Santo? Alleluia, tu sei la mia forza, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Gloria al tuo nome, Signore, siamo qua riuniti, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, gloria al tuo nome, Signore, grazie per la tua parola. Parla ai nostri cuori, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Benedici tutti coloro che ascoltano la tua parola. Vale questa condivisione biblica, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Grazie, Padre. Che sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei. Senza di te cosa farei? Solo tu, solo senza tu, la mia vita, nel senso alla mia vita, solo tu, solo tu, senza i giorni miei, senza te, non so cosa fare senza di te. Santo, Spirito Santo, alleluia, gloria al Signore, alleluia, alleluia, gloria al Padre. Rafforzami, tutti insieme, Spirito Santo, non fallirò se tu prendi il comando. Rafforzami, Spirito di Dio, essere noi fratelli, ma lo Spirito Santo, alleluia, vogliamo dire, Signore, non voglio essere io a camminare, ma lo Spirito Santo, alleluia, che guida i passi miei, nel nome di Gesù, alleluia, solo tu, solo tu, alleluia, oh gloria al Signore, solo tu, dei senza i giorni miei. Senza te non so cosa fare senza di te. Dove me ne andrei, Spirito Santo? Grazie Padre nel nome di Gesù, amen. Spirito Santo, oh gloria al Signore, amen. Alleluia nel nome di Gesù Cristo, Padre, nel nome di Gesù siamo qua riuniti alla tua presenza, Signore, ancora nel nome di Gesù Cristo. Signore, grazie, Signore, ancora come tu, Signore, alleluia, ci dai il privilegio di stare alla tua presenza, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo ancora, Signore, cammina con noi, davanti a noi, Signore, in questo giorno. Nel nome di Gesù Cristo, liberaci da tutto ciò, Signore, che non viene da te. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Signore, ancora, dacci quella luce che risplende su di noi, Signore, nel potente nome di Gesù Cristo. Benedici tutti coloro che ascoltano la tua parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo, Signore, benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle, benedici i tuoi servi, benedici le tue serve, benedici i tuoi ministri, Signore, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, nel nome di Gesù, grazie, Padre. Oh, gloria a Dio, vogliamo rimanere un po' nella presenza del Signore, fratelli, ascoltando dei cantici, gloria al Signore. Alleluia! Oh, gloria a Dio, grazie Padre Celeste, grazie Papà, gloria al tuo nome. Rinnovami Spirito Santo, metti me un nuovo sentimento. Amen, nel nome di Gesù, alleluia. Io voglio ritrovare, gloria a Dio, so rebete, grazie Papà, grebeto, alleluia. Oh, gloria al Signore, alleluia, loda, loda anche tu dove ti trovi, alzi le tue mani, alleluia, dì Signore, ho bisogno che tu mi visiti, Signore, ho bisogno che tu vieni in me come un fragore, nel nome di Gesù. Oh, rebete, rebete, sciorrabata, alleluia. Gesù, gloria a Cristo, alleluia, a Cristo tutta la gloria,
nel nome di Gesù Cristo, amen. Gloria al Signore, grazie Padre, guidaci in questa parola, Signore, che tu ci hai dato, nel nome di Gesù Cristo, grazie Padre, alleluia, nel nome di Gesù, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, gloria a Dio, pace del Signore a tutti quanti voi, cari fratelli e care sorelle, vi saluto nella pace e nell'amore del Signore, amen. Gloria a Dio, per me è una gioia condividere la parola del Signore, amen. Gloria a Dio, benedetto il Signore. Oggi vogliamo leggere una lettera di Paolo a Timoteo, amen. Gloria a Dio, Timoteo era un giovane, fratelli. Timoteo era un pastore che doveva pascere le pecore, amen, cioè la chiesa di Dio. Gloria a Dio. Noi vogliamo leggere questa lettera che Paolo dava dei insegnamenti a Timoteo, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Vogliamo, carissimi, aprire in Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 3. Leggiamo dal versetto 3 e in avanti. Gloria a Dio, il Signore per certo ci parlerà. Gloria a Dio, lo Spirito Santo ci parlerà, cari fratelli. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 3. Dice così la parola del Signore. Versetto 3, se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è seconda pietà, è gonfio, non conosce nulla, ma un interesse morboso in questione dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maledicenze, cattivi sospetti, dice la parola del Signore, cattivi sospetti. Oggi vediamo, fratelli e sorelle, ministri che non predicano secondo, alleluia, le regole della parola di Dio. Oggi vediamo ministri, fratelli e sorelle, che predicano un Vangelo del 2019. Amati nella grazia, e dice la parola del Signore, ci sono cattivi sospetti. Oggi vediamo, riscontriamo, fratelli, nei ministri di Dio, cattivi sospetti. Amati nella grazia, come anche ai tempi, fratelli. Vedete, Paolo, fratelli e sorelle, dava insegnamenti a Timoteo, che era un giovane nella fede, un pastore, fratelli, lui era. L'apostolo Paolo dava insegnamenti a Timoteo e gli disse tutte queste cose che ora noi leggiamo. Amen. Oggi, fratelli, ancora nel 2019 ci sono cattivi sospetti nelle comunità, nei ministri, nei pastori, fratelli e sorelle. Oggi riscontriamo tante dottrine diverse, fratelli, dottrine che purtroppo, fratelli e sorelle, sono dottrine degli uomini, dottrine, fratelli, che non vengono dalla parola di Dio, ma noi vogliamo attenerci alla sana dottrina, vogliamo attenerci alla parola del nostro Signore Gesù Cristo, amen. Vogliamo leggere ancora in avanti, versetto 5, gloria a Dio, dice, vane dispute di uomini corrotti nelle menti e privi della verità, che stimano la pietà essere fonti di guadagni, da costoro separatevi. Ora la pietà assieme all'essere contento è un gran guadagno. Gloria al Signore. E dice al versetto 8, ma quanto abbiamo, versetto 7, scusate fratelli, noi abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che neppure possiamo portarne nulla.
Versetto 8 dice: ma quanto abbiamo di che mangiare e di che coprirci di questi contenti? Amen, saremo, gloria a Dio. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nelle tentazioni e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori, dice la parola del Signore. Fratelli, oggi vediamo ministri, tra virgolette per dire ministri, ma non lo sono. Cari nella grazia, oggi vediamo ministri che predicano un Vangelo della prosperità. Come anche voi sapete bene, fratelli, oggi vediamo ministri, carissimi fratelli, che loro dicono, fanno una tavola, dice: metti qua il bancomat che il Signore moltiplicherà, metti qua i tuoi beni che il Signore moltiplicherà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio dice, gloria al Signore, come abbiamo letto. Versetto 5 dice: vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimolano la pietà, essere fonti di guadagni. Da costoro allontanatevi, dice il Signore. Fratelli e sorelle, noi non possiamo rimanere e sottometterci a tali ministri che predicano un Vangelo diverso, amati nella grazia, che predicano un Vangelo non biblico, fratelli. L'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, disse: da costoro, da questi, separatevi. E la parola separarsi significa allontanarsi. Oh, gloria a Dio, allontanarsi. Oggi, fratelli, vediamo ministri che vogliono predicare solo un Vangelo della prosperità, un Vangelo dei soldi, un Vangelo, fratelli, non di santità. Oggi non vediamo un Vangelo di santità nelle comunità. Oggi parliamo, fratelli, anche dei pastori, che purtroppo anche pastori di un'altra città, come vi faccio un esempio, pastori bevuriani, pastori africani, pastori, perché ne ho conosciuto tanti, fratello io. Ne ho conosciuto tanti, ma predicavano un Vangelo soft, predicano. Un Vangelo comodo. Loro si dicono, si mettono il nome pastore e poi loro vanno sul pulpito, vanno a predicare, ma predicano un Vangelo non come scritto, non come ci è stato insegnato, fratelli degli apostoli. Gli apostoli, fratelli, non predicavano ricchezze materiali. Gli apostoli non predicavano, fratelli, un Vangelo di prosperità. Gli apostoli predicavano un Vangelo santo, un Vangelo che bisogna rinunciare alle cose del mondo, rinunciare alle passioni del mondo, rinunciare, alleluia, alle cose terrene. Gli apostoli questo predicavano. Oggi vediamo tanti ministri che non lo predicano, fratelli. Come mai? La parola di Dio ce lo dice, perché sono uomini corrotti, dice la parola di Dio, sono uomini corrotti nella mente e privi della verità. Amen? Sono uomini corrotti, privi della verità, mancanti della verità. Sono fratelli e sorelle, uomini che non conoscono la verità, che non hanno conoscenza del vero Vangelo. Loro dicono di essere ministri, loro dicono di essere credenti, ma se tu vai a vedere in fondo, loro non conoscono la verità, non mettono in pratica la verità, non camminano in conformità ad essa, non insegnano come è scritto. Loro dicono di essere credenti, loro dicono di essere ministri, pastori, predicatori, apostoli, ma poi, quando si riuniscono, non predicano il vero Vangelo, fratelli.
non predicano ciò che è scritto, non predicano santità, non predicano, fratelli e sorelle, il ravvedimento, non predicano che bisogna rinunciare alle cose del mondo, bisogna rinunciare a se stesse, bisogna crocifiggere il vecchio uomo, bisogna camminare in santità, bisogna rinunciare alle cose del mondo, le passioni giovanili, le passioni del mondo, i cattivi desideri, non predicano questo, fratelli. E l'apostolo Paolo disse: allontanatevi da costoro, allontanatevi da questi falsi insegnamenti. Fratelli e sorelle, noi ci dobbiamo allontanare da questi ministri falsi. Vi dovete allontanare da coloro che non predicano il vero Vangelo. Come si riconosco? Dice, ma come devo riconoscere, fratello? Sa, io frequento una comunità, ma non so se stanno predicando la sana dottrina, se stanno predicando il vero Vangelo. Non lo so, fratello, sono da poco che mi sono convertito. Gloria a Dio. Lo Spirito Santo te lo dirà, fratello. Sorella, lo Spirito Santo ti compungerà se in quella comunità stanno predicando la verità o non stanno predicando la verità. Amen. Lo Spirito Santo ti compungerà e ti parlerà e te lo dirà, gloria a Dio. Amen. Come me l'ha detto a me, come io frequentavo una comunità, il Spirito Santo, fratelli, mi ha rivelato di uscire fuori da quella comunità perché non stavano predicando la sana dottrina. Amen. Non stavano predicando e non vivevano il Vangelo. Loro dicevano di essere cristiani, dicevano di essere, come vogliamo chiamarli, cristiani pentecostali, cristiani evangelici. Ma se tu andavi a vedere in fondo, loro non vivevano la parola di Dio. Non vivevano il Vangelo dal quale ci chiama a vivere la parola di Dio, il Vangelo. Amen. Lo dice, guarda qua cosa dice, versetto 7. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che pure neppure possiamo portare via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci saremo di questi contento, gloria a Dio. Amen. Oggi vediamo cristiani, fratelli, oggi vediamo ministri, loro se non hanno un BMW in mano, loro non camminano, se loro non hanno un Audi dell'ultimo modello, non camminano, fratelli, non si trovano. No, io devo avere la mia macchina perfetta, io devo prendermi il Porsche, io devo prendermi una macchina del 2010, sai, fratello, non mi trovo io, ma io ce l'ho i soldi, io non mi trovo, mi devo prendere una bella macchina. Ma la parola di Dio dice: quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, di questi saremo contenti, gloria a Dio. Questo è il Vangelo, fratelli. Il Vangelo non è, alleluia, che ti fa ricco materialmente. Il Vangelo non ti fa prosperare materialmente. Il Vangelo non ti fa ricco di soldi. Il Vangelo ti fa ricco dentro, alleluia, nel cuore. Ti fa ricco la tua anima, sazia la tua anima. Alleluia, e ci dà tesori nel cielo, come disse il Signore Gesù Cristo, fatevi tesori nei cieli. Alleluia, gloria a Dio, amen. Vogliamo fare tesori nei cieli, fratelli, non su questa terra. Oggi vediamo anche, fratelli e sorelle, pastori che predicano cose che non sono neanche scritte nella parola di Dio, fratelli. Cose che neanche sono accettate nella parola di Dio, fratelli. Perciò noi, gloria a Dio, vogliamo solo accettare la sana dottrina. Amen. Vogliamo rimanere nella sana dottrina. Vogliamo rimanere nel sano insegnamento. Fratelli e sorelle, purtroppo oggi tante comunità sono fredde. Purtroppo oggi tante comunità, fratelli, non stanno predicando il vero Vangelo. Ecco perché, fratelli e sorelle, che io per adesso sto frequentando una comunità. Ecco, io da tanto tempo che non frequentavo una comunità, perché non predicano il vero Vangelo. E io non posso riunirmi con coloro che non predicano il vero Vangelo. Io non posso, fratelli e sorelle, non posso riunirmi
sottomettermi a tali pastori che non predicano il vero Vangelo. E poi dicono, ma tu sei un ribelle, tu sei un fanatico, ma tu non frequenti una comunità, tu non frequenti una comunità dove sei sottomessa a un pastore. Il mio pastore, ti voglio dire, è Gesù Cristo, alleluia, non è un uomo. Allora, fratelli e sorelle, vi voglio dire, nell'amore del Signore, è sbagliato dire, il mio pastore, sai, si chiama Rube, si chiama Giovanni, il mio pastore, no, il tuo pastore è il Signore, gloria a Dio. Oh, alleluia, tu devi dire, il mio pastore è Gesù. Oggi ci sono fratelli, dicono, ma fratello Bruno, chi è il tuo pastore? Oh, gloria al Signore, il mio pastore è Gesù Cristo. Non è un uomo sulla terra. Gloria a Dio che il Signore ha scelto i pastori e gli ha dati come un nome pastore. Ma io non dico, quello è il mio pastore. No, fratelli, ciò è antibiblico. Ciò non è biblico, fratelli, dire il mio pastore della comunità, della chiesa. No, fratelli e sorelle. Io non dico, è il mio, sai, il mio pastore ieri mi ha invitato, sai, il mio pastore ieri mi ha chiamato. No, fratelli, ciò è antibiblico. Il nostro pastore unico è il Signore. Amen. Gli apostoli non dicevano il mio pastore. Paolo, l'apostolo Paolo, fratelli, non diceva a Timoteo, sai, il mio pastore mi ha detto così. No, ma lui disse, pace da Dio nostro Padre, dal Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia, nella sua bocca non disse il mio pastore, gli apostoli non dicevano il mio pastore, gli apostoli non dicevano il mio maestro, gli apostoli non dicevano il mio leader. Gli apostoli, fratelli e sorelle, pronunciavano solo pace da Dio, dal nostro Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo. Amen, alleluia, fratelli e sorelle, vi ripeto e ancora lo voglio dire, dire il mio pastore, no fratello, non è biblico, non è un caso che il Signore, gloria a Dio, me l'ha fatto dire ora, perché io avevo in cuore di dirvelo, ma ora lo voglio dire, dire il mio pastore a un uomo che è un uomo, non è biblico, fratelli, amen. Il nostro pastore è il Signore, non deve essere un uomo, fratelli, non è un ministro il nostro pastore, gloria a Dio per i ministri che il Signore ha scelto, ma non possiamo dire sono il nostro maestro, è il mio pastore, è il mio leader, no fratelli, gloria a Dio, ciò è antibiblico, gloria al nome del Signore. Come diceva questa lettera di Paolo a Timoteo, fratelli e sorelle, anche ai tempi c'erano pastori corrotti, anche ai tempi c'erano ministri corrotti, fratelli, come oggi ci sono nel popolo di Dio. Paolo lo disse a Timoteo, dice, se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alla sana parola, quella del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che secondo pietà è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questione di dispute, di parole da cui non nascono invidia, litigi, maledicenze, cattivi sospetti. Fratelli, l'apostolo Paolo disse questo è perché c'erano falsi ministri nel popolo di Dio ai tempi. Secondo voi Paolo perché disse quello? Perché c'erano falsi ministri e Paolo esortava Timoteo, insegnava a Timoteo, amen, di riprendere a questi, perché lo disse, guarda cosa dice, alleluia, a capitolo 5, al versetto 20, dice, ascolta, gloria a Dio, quelli che pensano senza che anche gli altri amen. Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore di Dio, amen. E lo dice anche nella lettera a Tito, l'apostolo Paolo, lo dice, alleluia, gloria al Signore, al versetto, capitolo 1, versetto 11, Paolo esortava Tito, un giovane, gloria di predicatore, dice, questi sovvertono famiglie intere, insegnando
bere per amore di disonesto guadagno. Uno di loro proprio, un loro profeta, ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa testimonianza è vera. Per questo motivo, gloria a Dio, ascoltate, per questo motivo riprendili severamente affinché siano sani nella fede. Amen. L'apostolo Paolo ha dato queste raccomandazioni a Tito, gloria a Dio, disse: riprendili severamente e che siano sani nella fede. Oh, rebetei, alleluia, fratelli e sorelle, a volte il Signore ci dà l'autorità anche di riprendere coloro che si stanno sviando, coloro che non predicano la parola di Dio, coloro che predicano cose secondo le loro proprie voglie. A volte il Signore ci dà anche l'opportunità, amen, di riprendere, di riprenderli, ma poi si offendono. Ma tu sei giovane, tu sei neanche 3 anni nella fede, neanche tu sei troppo giovane, io non posso accettare, tu sei giovane, tu sei un fanatico, tu sei un ribelle. Il Signore l'Eterno ha scelto Geremia, che era un giovane ragazzo. E io credo anche oggi, fratelli e sorelle, che il Signore si può usare anche di un fratello ripieno di Spirito Santo, di riprendere, alleluia, a un pastore che sta camminando disordinatamente davanti al Signore. Io lo credo, gloria a Dio. Se questo fratello veramente si consacra al Signore, se veramente è un vero fratello, oh gloria a Dio, io credo che il Signore lo può usare a riprendere anche un pastore, un profeta. Gloria a Dio. L'apostolo Paolo dava insegnamenti a Timoteo. Timoteo era un giovane, un ragazzo, fratelli. Penso che aveva 20 anni, secondo le scritture, 21, 22 anni. Amen. Oggi ci sono ministri che si offendono. E dice: guarda, fratello, questo, io ho visto questo e questo, e non va bene. Si offendono, fratelli. Loro dicono: ma cosa dici? Tu sei un ragazzo, ti viene a dirmi questo vicino a me? Io sono un pastore da 30 anni. Io sono un evangelista da 20 anni. Tu adesso vieni da me a dirmi questo? A me è il Signore che mi ha mandato. È lo Spirito Santo me l'ha rivelato. Tu stai camminando così, tu stai facendo questo. Alleluia, il Signore dice: pentiti, ravvediti, non farlo mai più. Gloria al Signore. Io credo che lo Spirito Santo si usa anche di un giovane predicatore, di un giovane che ama il Signore. Amen. L'apostolo Paolo, come abbiamo letto, cari fratelli, vado verso la fine. Gloria al Padre. In Corinzi, gloria a Dio, disse: allontanatevi da costoro. Cioè l'apostolo Paolo disse, a chi lo disse allontanatevi da costoro? Perché l'apostolo Paolo disse questo? È perché c'erano falsi ministri che non predicavano secondo ciò che è scritto nella sana parola di Dio. L'apostolo Paolo disse al giovane Timoteo, disse: allontanatevi da costoro. Fai allontanare la chiesa da quelli false compagnie, da quei falsi fratelli. Allontanati anche tu, Timoteo, riprendili. Gloria al Signore. Anche oggi, fratelli e sorelle, lo dica anche a me, io, e lo dica anche a voi. Allontaniamoci, alleluia, da coloro che non predicano il vero Vangelo. Amen. Per me, fratelli e sorelle, non è un fastidio ripeterlo. Non è un fastidio sempre, alleluia, fare delle riflessioni su questo argomento. Gloria al Signore, come disse anche l'apostolo Paolo. Per me non è un fastidio sempre ripetervi le stesse cose, ma anzi una sicurezza è per me. Amen. Gloria al Signore. Perché per il nostro bene, fratelli, non vogliamo contaminarci, fratelli e sorelle, con le false dottrine che non vengono accettate dalla parola di Dio. Amen. Che non vengono, fratelli e sorelle, da Dio. Dottrine degli uomini, dottrine, fratelli, diaboliche, che dicono: se tu
non dai anche la decima, tu sei un ribello, tu sei un fanatico, tu sei perso, tu se non sei benedetto, anche della decima parliamo, gloria a Dio, non è un caso che il Signore mi ha detto questo, anche della decima vogliamo parlare, fratelli, oggi ci sono ministri, se tu non dai la decima, tu non puoi entrare nel regno di Dio, sapete fratelli? L'ho visto, l'ho sentito con i miei occhi, con le mie orecchie, me l'ha detto un fratello, un caro fratello me l'ha detto, che lo conosco molto bene, che lui frequentava una comunità, gli hanno detto, se tu non dai la decima, tu andrai all'inferno. Fratelli, queste sono dottrine degli uomini, queste sono dottrine non accettate nel Nuovo Testamento, oh gloria al Signore, non sono accettate dallo Spirito Santo, fratelli. Alleluia, io se non do la decima sono benedetto lo stesso da Dio. Se io non do la decima sono amato lo stesso da Dio. Se io non do la decima entrerò lo stesso, alleluia, nel regno di Dio. Oh, broto che mi sciabriato. È una bugia del diavolo, fratelli, coloro che dicono se tu non dai la decima vai all'inferno. Non è vero, fratelli. Amen, non è vero, amati nella grazia. Il peccato porta all'inferno, non se non dai la decima. E ami il Signore, a me se tu ami il Signore e servi il Signore, gloria di questo è tutto dell'uomo, è scritto nella parola di Dio, che teme il suo Dio, l'Eterno, e osservi i suoi comandamenti, questo è tutto dell'uomo, è scritto in Ecclesiastico, gloria al Signore, amen, questo è tutto dell'uomo, no se non dai la decima, che anzi è stata annullata nel Nuovo Testamento. Gli apostoli non parlavano della decima. Gli apostoli non predicavano la decima, fratelli. Anzi, Paolo disse, parlava delle offerte, l'apostolo Paolo. Disse, provvedete ai santi, non per malavoglia, non per forza. Amen? Provvedete delle offerte, non per forza e non per malavoglia. E la decima, fratelli, deriva dal popolo dei Levitici, fratelli. Gesù è alle tribù di Giuda. Gesù non è della tribù dei Levitici, fratelli. La decima era rivolta ai Levitici, fratelli, in quei tempi, ai sacerdoti. Amen. Ma oggi, gloria a Dio, siamo in Cristo. Il sommo sacerdote, oh rebetechei, alleluia, il mediatore del nuovo patto, grebetei, alleluia. Perciò la decima viene annullata automaticamente. Amen, il sangue di Gesù annulla la decima. Amen, che la decima, fratelli e sorelle, era per i Levitici. Amen. Era, fratelli, un'imposta ai Levitici, non al popolo di Giuda. Amen. È che noi veniamo da Gesù Cristo, fratelli, non veniamo dai Levitici. Gesù era della tribù di Giuda. Perciò oggi ci sono credenti, ministri, dicono se tu non dai la decima sei maledetto, se tu non dai la decima sei squalificato. Se tu non dai la decima non ti puoi battezzare neanche nelle acque. Ma fratelli, questi qua non stanno predicando il vero Vangelo. Perciò ci vogliamo allontanare da costoro, come disse l'apostolo Paolo a Timoteo. Allontanatevi da costoro. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Oh, rebete che rebete salavaracuria. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie Padre nel nome di Gesù per la tua parola. Alleluia nel nome di Gesù. Grazie Padre. Oh rebete che. Peccato ti sto spiando, problemi ti sto soffocando, oh, ti dico fermati per un istante.
grazie per la tua io parola, Signore, Signore, sto davanti a te, nel nome di Gesù Cristo, benedici mio fratello, benedici le mie sorelle, la voce, non indurire il tuo cuore, sì, non indurire più il tuo cuore, ma alleluia, servi veramente il Signore, attieniti alla sana dottrina, attieniti al vero Vangelo, attieniti alle sane parole del Signore, tu ministro che ascolti, tu che predichi un falso Vangelo, pentiti, alleluia, ravvediti, oh rebete, pentiti, dice il Signore, se no verrò da te, alleluia, verrò da te e combatterò contro di te, dice il Signore, come lo dice in Apocalisse, alleluia, oh rebete che la marandore bescevere che predica il vero Vangelo, gloria a Dio, predica le cose che siano scritti nel vero Vangelo, non predicare un Vangelo comodo tuo, non predicare un Vangelo come piace a te, non predicare un Vangelo secondo il tuo modo di pensare, ma predica il vero Vangelo degli Apostoli, alleluia, gloria al Signore, il vero Vangelo, alleluia. Oh, che libera, guarisce, salva, trasforma. Alleluia nel nome di Gesù. Oh, rebete che le mesciure istante perché io si grabatore besciola varatuca la mano. Ti dico che trebede con la mia voce, non indurire il tuo cuore, ma apri il tuo cuore. Grazie, Padre. Nella tua vita io ti sarò.